Torna a vincere la Findomo Pedia Cup H24 che dopo 3 sconfitte consecutive riassapora il gusto dei 2 punti, una vittoria netta per i Granata in casa alla Para Raccagni che hanno surclassato 3 catte dell'ex Massimo Marchi, una partita particolare in un clima di amicizia e grande sportività visto il ritorno da avversario dello zio che per tanti anni è stato il head coach degli Ossolani, portati ad un passo da una storica promozione. Una cestistica che ha approcciato al meglio il match, partita chiusa di fatto già nel corso del primo quarto con la cestistica che si è costruita un vantaggio in doppia cifra che ha poi aumentato con il procedere della partita fino a un più 27 finale. Una cestistica che dunque chiude il girone d'andata nel migliore dei modi, una posizione di classifica in cui gli ossolani sono sicuramente soddisfatti di quanto fatto, le ultime 3 sconfitte che avevano anche portato al divorzio da coach Romeo Trionfo e all'arrivo sulla panchina dei Granata di Corrado Boschetti hanno lasciato spazio a questo successo, un buon viatico in vista del girone di ritorno che comincerà la prossima settimana con il primo match in trasferta sul parquet di Oleggio. Il primo match casalingo invece sarà la partitissima contro Borgo Ticino del 17 di dicembre. In particolare hanno brillato nelle fila degli ossolani Carusi e Frank, autori di 21 e 17 punti, la coppia che non scoppia, i due giocatori di maggior talento per la squadra allenata appunto ora da Corrado Boschetti.